direttamente con Wind Livello. Sta messo bene questo bagagliato. Ah, che voleva in mano a tua. E la che si vuole? È peloso, hai bisogno di fare un po' di flashata. Oh, ma tu sei flashato, mamma mia. No, io non sono flashato, sono sincero. Certo. Fammi mettere più tre, guarda. Vengo io da dietro. Che vuoi? Tu a quale gioco si asciutto? Chi si gioca a Farmville la mattina? Allora, te lo dico io. Tu ti pieghi, questo è il periodo dei bucazzi, come chiamate voi, la salsa. Ti metti la domanda che vengo da dietro. Ma tu sei più che la pandemia, no? No, non sono flessato, come dici tu. Chi sei che la mattina sera a farma, Pillo? Sa buffa i cucuzzieli. No, i cucuzzieli te li mangi tu. Perché sono troppo doppi. Le zucchine. Ma mica ti stai offendendo. No. Non sa che ti piace la busca. No. Comunque, io sinceramente sono qua e adesso, prima di ritornare Edoardo, volevo... Aspi, come... volevo dire il selvaggio però allora ma fa zuccare la parola, fammi mettere una scopo fra. Ma pure dietro aggiù una scimmia aggiù usato per testimone ma violentato allora prima che si è bloccato il gioco io adesso ritorno Edoardo, fatemi un applauso ritorno Edoardo, è meglio così no. Sei qua allora con me, dai. Allora sono contento di stare qua perché stasera questa bellissima cornice, ma vi state divertendo? Sì! Avevo cantato una canzone. Sì, quale? Come no, l'ho detto no. Che cosa è chiaro, mamma. Che cosa sei? Ti abbiamo puntato con Maggioglio, non ce l'avevo fatto. Che cosa sei? Mi hai paragonato a lui? No, guarda ma. Sei una latrina, Maggioglio. Cioè, ci sta, qualcuno dell'organizzazione lo scattacca. Nessuno. No, tu hai litigato a Sanremo con Malgioglio, eh? Sì, tanto. Per chi tanto. È più fermo? Lui, sai con chi è? Valerio Scano, gli ho tirato i capelli sul palco. Valerio Scano che dai, i descarano. No. Che ha detto? Facciamo l'amore in tutti i modi. Ah, pure se ne ha botto. Lui ha fatto la canzone a Sanremo. State variando, Ma il mondo è il nostro, caro, mi dispiace. Vabbè, te lo posso garantire. Io non ho niente contro la versione omosessuale, posso dire? Certo. Cioè, ma no, senso, sei dichiarato oppure... È un onore. Sei dichiarato oppure ti sto sgamando? Non ho problemi. Ma sai qua intorno quanti ce ne saresti? Sai quanti ce ne sono? Che fanno tanti bellissimi. Anche lei, con loro. Quale? Qual è? Io ho baciato un traggio di chi te ne ha boh. No, a lui mi piace lui. Ogni volta che passava una femmina. Lui è carino, lui. Aggiù. Lui, chiamato la Baronissi. È metrosessuale. Bisteccone. Poi c'è Galdieri, qua, selvaggio. Adesso Galdieri, lui c'ha le macchine. Se hai bisogno di una macchina, lancia, via, te la dà. Poi c'hanno le pompe di benzina. Vabbè, sono dei creature. Le pompe di benzina, vabbè, i carburanti, come ti devo dire? Adesso hanno anche il GPL, hanno fatto, è vero. Cambiamo argomenti, Sì. Parlami di funucchi. Finocchi, che anche tu ce l'hai un po'. Bello, sono prima di tutto il ramo. Ma si vede. E per me, a me piace che fermo la sotto la coppa, tutto male. Dai. Tu hai le donne. Io ho le donne. Bello, ma le mai vista uno capace che va? Fammi vedere le mani, scusami. Si vede quanti calli che hai. E che io sono i pacchi, ragazzi. Madonna, che te faccio. Allora, senti, scherzi a parte. Sono contento di fare. Guarda, sono contento di fare questo duetto con te, perché sei una persona davvero. Sei un grande artista, sei simpatico, sai stare allo scherzo. Certo, ma è il mio lavoro. Si fermano. Sì. L'anno prossimo mi vedrai, sicuramente. Ma come? Parto per la Thailandia. Non so, no, ma sicuramente è bene se vede il giornale ora resta la gente. La vedo sempre. Grazie a sé. Certo. Vi giuro che non abbiamo preparato niente. E tutti in diretta? Stiamo solo parlando. C'è una discussione si fa. Ci sediamo un po'. No, vabbè. No, dai, sediamoci. Sta con me, sembra così, a settembre cerchiamo, lo mette in mano a cuore. Ma dai, vieni qui.
Dai, sediamoci. Che no, cosa? Quella sedia del fioraio mi ha del avuto... venito, amici mi suzzuzzo. Dai, siediti. Ma no. Ma c'è cato a me, mi allora, mi sono... raccontami sfilato un po'. Del film, tenga chi si può. Ma, vabbè. Che bello. Ma questa è la puta che fa il meccanico. Malaco. Allora, Mario Bros è un idraulico. Ah, drizza i tubi. Che si vuole sentire, sì. Ci sono tanti buchi qua di addrizzarli. Comba, tu da buffare i funghetti la mattina, sì. Io non faccio i funghetti, guarda i miei denti bianchi. No, guarda. Guarda che denti, che bello, perfetto. Vabbè, allora, parliamo di te. Sì. Cosa vuoi sapere? Non è una posteggio, sorpresa. Racconta un po' alle persone quali sono i tuoi prossimi Gay Pride. Adesso parlo anche. Adesso ci sarà Mister Gay Italia. Ah, molto io bene. Io anche il direttore artistico. Ma non avevo dubbi. Certo. Però sono più belli di questi che hanno sfilato qua. Il film non è lungo. I ragazzi. Ma tu fai schifare la gente così. È la verità! Ma ogni volta che trasi qualcuno, che se ne ha cellulite, che le chiatte, che le chiese, che le chiese. Allora, ascolta, no. Ma non è nel nostro lavoro! Ma tu sei simpatico, ma sei un panzarotto, fra! Ma non si fa così, Giulia! Dai! Ecco! Sono dei parametri, ma non rispettare! E me femmine non l'hanno giudicato l'uomo! Ah! Guarda, le donne sono state più... Ma le donne perché le schifo che sono buone, è normale che dici da ma che cosa? Guarda quella quanto è bella! Guarda! Insegnante di flamenco direttamente da Roma che quest'anno sarà impegnata da Insegnante di flamenco? Sì. Oh. Prima com'è di Roma, come ha detto lui, agli mortacci com'è? Agli mortacci com'è tua. Com'è che si dice? Agli mortacci tua, noi diciamo chi dà morto. Più bello. Ti dà proprio l'idea, ma proprio, o sente proprio che chi dà morto. E come dire a puttappa, no, com'è che dite? Quelle parole che no, dite? No, dai, ma che schifo, ma ci sono i bambini. Queste parole. Ma bisogna pure saperle dire. E come si dicono? Tu non sei pratico di quella cosa. E come si dicono? Guarda, il nostro problema è. Dai, no, dai, scherzi a parte. Quindi? Ritorniamo seri e puliti. Certo. Fabi. Fabi. Chi lo sa, mi più male parole di noi, signore. No, comunque scherzi a parte, io sono contento di essere qua. Dai. Allora, fammi qualche domanda, dai, visto che siamo un po' già mezz'ora. Voglio sapere. Com'è nata questa tua idea di Super Mario? Una bella domanda originale, sai? Me l'hanno fatto 8 persone. E te la faccio io con 9. È vero, tu è vero. Com'è nata? Praticamente sotto alle quattro. Cioè, che sei? È vero. Io ne capo di fare io ti studiavo dietro le quinte. E ti ho anche studiato la tua morfologia. Arrivo guardato, vabbè. Sai che cosa significa morfologia? Come? Studio delle persone. Sai come significa fatti calà? Ti ho studiato la tua morfologia, sai che tipo sei? Secondo te? Sei armonico, elegante, semplice, con dei valori e anche sanguinoso, selvaggio. Muore, va bene. Ma fatta andare pure. Vai, vai, fate, glielo. Poi volevo sapere i tuoi colleghi adesso. A chi tu lo fa? A te per primo. Ti piace? Perché che... se... No. Ti piace, come si chiama? Michael Bublé, ti piace? No. No, ti piace? La cessi Gino Vassini, io lo cesso, amico mio, è bravo pure, no, non è bellissimo, è l'unico che ha per film del Gino. Veramente? È bell'uomo perché te ne pigli, mi piace a te. Come te? Come me. Perché c'hai i peli? Tu sai che tipo sei? Sì. Lo sappiamo tutto quanto. Scassa Maroni. Come? Scassa Maroni. No, non è vero, perché tu sei un polemico. A te piace fare polemica, eh? Sempre. È il mio modo. Ti piace mettere i bacchetti? Sempre. E ti piace pure il pigliato? No, mai. Cioè, nel senso, una volta lanci la pietra e ti... No, ti posso garantire, stando nelle forze armate, ho fatto sempre l'istruttore. Tu sei stato nelle forze armate? Sì, 7 anni. Attivo, per la UE. 7 anni, ho fatto Libano, il Kosovo, Sarajevo, Mostar, Libano, non ho paura di nessuno, ho paura solo della morte. È normale, che le sono fuori appena venuti. Si aprivano le porte, no,
Arriva visto qua, ti su dato male, arriva visto, sto qua, ho pigliato male. Se vuoi, a questo si dice dei guai. No, con la R7090, raffica controllata. Sì, ma lo sì, tu, ma che fai? Io? Cioè, ma veramente facciamo su dato? Certo, vai a vedere i giornali. E che risposta alla domanda ti piacciono i fiori? Mi piacciono, no, mi piace il profumo dei fiori. No, pensavo tutti. Non mi piacciono i fiori. Ah. Vedi come li ho fatti sistemare. Ah, li hai fatti sistemare tu? Sì. Quando mi sposo chiama a te? No. Sai per mettere bene? Non è il mio lavoro. Sai mettere pure il piastrello a te? No, le faccio mettere a te. Combo. Allora, hai visto lui? Fa tutto il serio però vuole ridere. Ma quello perché è proprio il suo ruolo di bello e tenebroso. Però è bello, Come lo vedi lui? Sicuramente lo come vedi tu a nulla. Io lo vedo, sai come lo vedo? Come lo vedi? Sanguinoso. Sanguinoso. Selvaggio, cose a tutto quanto, no, qua. E nello stesso tempo, linfatico. Ma che era linfatico? Sicuro che si usa il tai show, io era linfatico. Linfatico si dice. E che significa? Pensieroso, insicuro. E perché è insicuro? Io non lo. La gente come lui sa sicuro che non si carica di capire. La sicurezza te. Si capisce. E te? Te notturno, tipo Cesare Augusto. Come? Tipo Giulio Cesare, te notturno, così lo taglio come si può attaccare, no? Ah, il taglio quello rasato. Taglio estivo. Taglio estivo. E tu come ce l'hai? E ne è big. Un po' di massa la dovresti levare, ci sono i nostri acconciatori radio. Io già l'uomo massa. Poi sì, dovresti andare massa dal nostro centro estetico, farti un po' di radiofrequenza, hai molte occhiaie. Non dormi la notte? Grazie due no, È la verità, vai no. Da Monica che ti consiglia. È buono. È bella. È allora rock. Però è sposata, occhio che c'è. Fai il marito. Tu porto tu. Io. Ma quanto? Ma come ti viene? A che esatto? Non volete cosa mi metti. Perché mi guardi? E che già fa? Tu sei a fianco, guarda. Ti faccio paura. No, paura no, però tu, cioè, hai sentito prima tu. Mi guardare io. No, vabbè, cioè io non so, le votazioni stanno andando avanti. Senti. Continuiamo? Cioè, diteci voi, perché io so che aspettiamo le votazioni. Voti, aspettiamo. Io uno tutto ci fatta, ma non è luck. Senti, posso chiederti? Ish. Vorrei sapere qual è stata dietro le quinte la donna che ti ha maggiormente più colpito. Però c'è qualcuno. È meglio che non dico perché tu hai schifo. Qual è? La presentatrice? Andiamo, roba. Ma io la voglio chiamare qui, a fianco a me. A Lena Wills. È un pezzo. Di che? Dire. La chiamiamo? Dov'è la presentatrice? Dai, facciamole un applauso, facciamola via, dove sta? Vieni. A me non io ne incoraggio, la faccio stare vicino, voglio, mi ha fatto mi facciamo la fare pace. Quanto è bella, vorrei fare un balletto con lei, ci sta? Utucatu. Adesso? Dai, ma siete pazzati. Quanto tempo è bacino, sono il capitano. Avete chiamato? Sì, vieni qua. Oh. Vieni qua, sempre qui. In mezzo. In mezzo. Lo metto in mezzo? No, mi metto stai qui. Male, per il momento mi metto qui. Vedi che ti ho chiamato e conosciamo il senso. Vuole farti perdonare. No, io non mi faccio in perdonare. Non aprire sempre questi discorsi che ti aspetto. Ci metto a buona parola. Ciao. Ormai, metticela tu, ciao. Stai? A posto. Bello che sei. Guarda, guarda come sei bello. Guarda come va a fare. Senti, ti posso chiamare Amo? Sì, volendo sì, perché no? Amo, ma tu uccidila sei qui! Dai. Lasciala! Ma, donna di poca fede! Ma il tuo sei fidanzato? Tu sei fidanzato? Sì, sì, sì. Sa qua il tuo ragazzo? No. Ah, poi vicino a fuori, vedo. Senti. Però ci sono. Vuoi abbracciare il gruppo a me? Però ci sono le telecamere. Abbraccio. Arrivo bene a me. Sì. E vamo a pigliare cosa a bere, no? Cosa? Da bere? Senti, sì, te la prendo. No, parliamo un po' di lei, dai. Resta pure qui, resta pure, sto scherzando. Sì, però, mettili in mezzo, dai. Fare. Io no, accetto. Facciamo un applauso, dai, che sta ritornando. Ma io siamo, allora, ti stiamo muovendo bene no, di nuovo. Ma non è il fatto. La ringraziamo per il fatto che lei forse non sa che cosa significa opinionista e critico.
la mia parola non si discute. Se io sono stato chiamato a fare l'opinionista, è inutile che mi chiudono il microfono. No, Anna che mi chiudono il microfono. Quindi Antonio che l'ha fatto chiudere, Michele Cuso, con la coda dell'occhio, ha guardato. Ce n'è stata una che ti è piaciuta? Ecco. Sì, ti dico i nomi. Ho segnato. Sì, io l'ho letto, Giovanni. Allora. Antonio. I ragazzi. I bambini hanno vinto. I bambini. Per me quelle sono il pilastro. Loro sono il futuro. Chi lo sono il pilastro e chi lo sono il prete. E tu che sei? Non va qua. Basta però, basta litigare, eh? Basta. È arrivata la Teresa che l'ha tutta. Io sto difendendo, non fa nulla, no. Pazienza. Io ho la cellulite, sì. Posso toccare la tua gamba? No. Ma con la cellulite? Non puoi. Vai. Vabbè, mi spezzi e così. È l'ultimo ragazzo. Certo. Volevi chiedere qualcosa? Sì, la tua preferita. Vediamo. La mia preferita. Aspetta, ma la giuria ti ha votato, vero? Quindi possiamo anche... Sì, possiamo. Vabbè, tanto la tua opinione... Dicono a casa, la di tre. Allora, la numero 31 secondo me aveva 33 anni. La metà preferita è che fa una latrina a gente. La mia preferita qual è stata? Però scusami, Andando anche le ragazze devono esprimere poi un giudizio su di te, perché non è giusto. È giusto! No! Io sono stato pagato da Antonio D'Aula 1500 euro per venire a fare... È inutile che spegni il microfono, che la... mi ha lasciato 1500 euro. Io parlo così. Io sono una signora, non vado a dire i miei compensati in giro. Io sono alto con i prezzi. Sei alto? Non avevo dubbi. Ma 1500 euro tutto compreso, pure la roba. Sì, anche dopo. Allora, servizio tutto. Allora sei economico, voglio dire. No, in tempi di crisi. Sei contenta di tutto, abbiamo capito. Lo fate un applauso a questo siparietto di intrattieni per i voti? Devo dire, ti giuro che l'abbiamo preparata. La tua preferita ci sarà. Vedo comunque dei voti abbastanza alti, dai. Ci sono anche il 6, il 7, il 9. Il 3. Il 2. No, io voglio sapere la preferita. Allora, il voto alto. Antonio. Ci sono anche 7. No, ci sono 7. Antonina. Dimmi Gianni. Ciao, sto Gianni, vieni anche tu. Vieni da una 5-4. Allora concludo. Concludi. Va bene, allora dobbiamo andare via. Perfetto, allora, siccome prima mi è stato detto da Chris che io si sei acciacchiato per femmina, vi voglio spiegare come si acchiappa per femmina prima di andare. Guadagno. È arrivato, sono andato sciupato. Dobbiamo sciupare. Finiamo subito. Concludo, va bene. Allora, spiego a te, a lui e a lei come fare, spiego a tutti voi, va bene? Allora dovete fare come me perché a per femmina, va bene? Allora, l'altra sera io ho fatto così, fatelo anche voi. L'altra sera sono andato in un locale, c'era una ragazza troppo bella. A un certo punto io l'ho guardata e lei mi ha guardato. Allora io le ho detto di uscire e lei è uscita. Allora io le ho detto di andare in macchina e lei è andata in macchina. Allora io ho abbassato il sediolino e lei ha abbassato il sediolino. Allora io mi sono spogliato e lei si è spogliata. Allora io ho messo il preservativo. Vuoi che lo sa il preservativo pure? Grazie. C'è un'esperienza di vita grande, sua. Super. Grazie. Super Mario Bros.